Si concluderà il 28 gennaio Trieste ride con Stanlio e Olio, un'iniziativa realizzata con la collaborazione dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila, La Lanterna Magica, che si snoda attraverso due percorsi. Il primo, fra il Teatro Miela e la Casa del Cinema, propone numerose locandine italiane dei film realizzati dalla coppia, soprattutto delle pellicole di montaggio, dai titoli abbastanza bizzarri, assemblati mettendo assieme più cortometraggi. Già dagli anni 30 Stanlio e Olio, se per utilizzare l'aspetto comunicativo della loro immagine che era straordinaria e che suscitava il riso del pubblico già dal loro apparire sullo schermo. Curata da Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli e Paolo Venier, la rassegna si compone anche di una serie di proiezioni, alcune riservate alle scuole e molte hanno già dato la propria adesione, già domani, poi il 4 e il 5 dicembre e l'8 e il 9 gennaio, in cui verranno proposti cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi, ma anche film di montaggio nelle versioni italiane, poiché uno degli obiettivi dell'iniziativa parte da un dato del tutto particolare. Laurel e Hardy, nel nostro paese di sicuro, sono più noti per gli strafalcioni linguistici tipici di quegli storici doppiaggi che per le loro straordinarie gag, che in ogni caso restano immortali col passare degli anni. Con l'avvento del sonoro, Laurel e Hardy recitavano in italiano le versioni delle loro comiche destinate al nostro paese, così come recitavano nelle lingue degli altri paesi non inglesi. Logicamente sbagliavano gli accenti e davano vita a innumerevoli strafalcioni. Questo era ovviamente un procedimento estremamente costoso e anche poco conveniente. Quando poi fu introdotto il doppiaggio, i curatori delle edizioni italiane decisero di mantenere ferma questa trovata che aveva fatto sbellicare dalle risate il pubblico.